e muovere, cioè che vuol dire muovere fuori, e quindi vuol dire anche smuovere, cioè vuol dire uscire da sé, cioè vuol dire anche un'uscita da sé, che vuol dire anche un'uscita dai territori dati, e che ha quindi a che vedere in maniera estremamente profonda con un processo di migrazione. Sono contenta che abbiamo cominciato a parlare degli italiani di frontiera, perché per certi versi il mio percorso è stato molto segnato da questo rapporto tra movimento ed emozione, tra il rapporto tra migrazione e trasmigrazione, passaggi da un luogo a un altro. La mia storia personale è una cartografia ibrida, di emozionante movimento. Sono nata a Napoli, come diceva Maria Grazia, mi sono trasferita a New York negli anni 80 e dal 90 insegno Visual and Environmental Studies all'Università di Harvard. Probabilmente ho preso molto alla lettera l'idea di un mio amico antropologo James Clifford, che dice che chi fa teoria se ne va di casa. Tutti quelli che fanno teoria se ne vanno di casa, non solo quelli che se ne vanno di casa veramente. Cioè, credo che per far sul serio teoria bisogna appunto emozionarsi, uscire da sé, quindi andare fuori dai territori dati, andare fuori dai percorsi, dai territori conosciuti. Elvira Notari, persona della quale allora si sapeva piuttosto poco, che aveva fatto circa, aveva lavorato dal 1906 al 1930 con una sua casa di produzione, era una regista e aveva prodotto più di 60 film e oltre 100 documentari. Le era stato dedicato una piccola nota nella storia del cinema italiano. Mi è sembrato importante invece che questa donna che filmava dal vero, che filmava le città, i luoghi, a me affascinano le città, mi interessano estremamente le città e le trasformazioni delle città attraverso gli sguardi che le guardano e come le smuovono, e quindi l'idea che questa donna pioniera di linguaggi fosse andata nelle strade della città a filmare questo movimento che proprio succedeva sotto gli occhi di lei, mi sembrava una storia che andasse raccontata. Non sarei riuscita a raccontarla se non me ne fossi andata di casa. Credo che se fossi rimasta a Napoli non l'avrei mai scritto questo libro, anzi ne sono sicura. Street Walking on a Ruined Map, Cultural Theory and the City Films of Elvira Notari, che è uscito nel 93. Questo è stato una delle mie prime, non è il mio primo libro, ma è la prima riflessione seria che ho fatto su queste questioni dell'andarsene di casa e del movimento, sui movimenti culturali. Questo libro è stato scritto in inglese, quindi il primo processo di trasmigrazione è stato quello di imparare a essere una scrittrice in un'altra lingua, e la distanza di questo linguaggio, di questa lingua differente, di approcciare un altrove, un altro, mi ha dato la possibilità di tornare a casa. Questo è un libro dedicato alla mia città d'origine, Napoli, in un momento molto importante, il momento in cui all'inizio del secolo scorso, il momento in cui nasceva il cinema, in cui nascevano le metropoli, in cui nascevano i mezzi di trasporto, in cui per la prima volta eravamo segnati da quello che ha segnato tutto il nostro secolo, cioè uno sguardo che si è mobilizzato, cioè uno sguardo che ha cominciato a farci trasportare e a trasportarci attraverso i luoghi, attraverso il cinema, attraverso i mezzi di trasporto e attraverso le architetture delle metropoli. Questo libro non sarebbe stato possibile senza New York. I luoghi per me sono importanti, il passaggio da Napoli a New York, segnato anche in maniera molto, molto personale, molto intima nel mio percorso, è stato fondamentale. Credo che questo libro è nato da un luogo, da uno spazio preciso, da una metropoli cosmopolita, che ha un paesaggio liquido di movimento e di migrazioni, di connessioni e di commistioni. E probabilmente la mia idea di geografia emozionale non poteva, non solo non nascere, ma anche impiantarsi in questa particolare geografia di questa città, nella quale io continuo a vivere, che amo moltissimo, devo dire. È anche responsabile in qualche modo dello spostamento un altro luogo, l'edificio di Le Corbusier, del Carpenter Center del Visual Arts, che è quello dove io lavoro dal 1990, che mi ha permesso di spaziare in una ricerca interdisciplinare che guardasse al cinema non solo attraverso e dentro la tradizione della letteratura e della semiotica, alla quale io continuo a credere perché è lì che mi sono formata, ma che lo avvicinasse anche, e credo che questa sia una cosa che sta diventando sempre più importante, ai percorsi dell'arte contemporanea e dell'architettura.
Questo edificio, costruito dalle Corbusier più di 40 anni fa, con un'idea visionaria di un dipartimento che, ha un titolo straordinario, che si chiama Dipartimento di Arti Visive e dello Spazio, dove c'è dentro di tutto un'architettura che è un contenitore eccezionale e che 40 anni fa era veramente pioniere, cioè dove non si separava tra pittura, scultura, fotografia, cinema e oggi video e installazioni d'arte, ma si immaginava uno spazio che potesse contenere e far spaziare attraverso tutte le arti visive e dello spazio. Che non è un termine mio, non me lo sono affatto inventato, anche se ha una storia piuttosto lunga, ma a me sembra che sia un termine importante su cui parlare rispetto alle forme di rappresentazione visive. Una delle cose per me importanti è stato questo passaggio dall'ottico all'attico, cioè l'idea che lo sguardo possa essere anche qualcosa di diverso da uno sguardo del voyeur, dallo sguardo della distanza, dallo sguardo che implica in qualche maniera l'essere fuori dall'immagine, non soltanto, ma di guardare qualcosa che non vuole essere guardato. Cioè, lo sguardo del voyeur vuol dire che in qualche maniera quello che ti sta davanti non vuole relazionarti con te. A me interessa uno sguardo più relazionale, cioè uno sguardo attico, uno sguardo che contenga questa tattilità, e credo che esista la possibilità un po' paradossale di guardare in maniera tattile, o di uno sguardo tattile, cioè di una forma di rappresentazione artistica rispetto alla quale noi siamo coinvolti non soltanto come un grande occhio, ma come in tutti i nostri sensi, con tutte le nostre sensazioni, col totale delle nostre emozioni, del nostro sentire. Il collezionare immagini come luoghi di memoria ha segnato l'origine stessa del cinema. È vero che questa relazione tra museo e cinema è una questione molto attuale, cioè quello che sta succedendo è qualcosa di estremamente attuale, però a me quello che interessa sempre è guardare anche all'origine di questi percorsi, alla storia, cioè se si guarda al momento in cui il cinema è nato in quanto linguaggio pioniere, nuovo linguaggio, è nato insieme al museo. Cioè, queste sono due istituzioni che sono figlie della modernità, che sono nate nello stesso periodo storico e che rappresentano un itinerario di movimento attraverso lo spazio, il tempo e i luoghi. La cultura del cinema, e questo era un discorso che ho fatto anche in Atlante delle Emozioni, è una cultura panoramica che nasce con le sale espositive. Quindi questa relazione attuale tra museo e cinema, tra gallerie d'arte e sale cinematografiche, ha una storia che lega il post-cinema al pre-cinema, cioè al fatto che le sale cinematografiche sono nate in quanto sale espositive e insieme alle sale espositive. Dopo i gabinetti di curiosità, dopo i tableau vivant, dopo i musei anatomici, i musei delle cere, gli spettacoli fluidi automatizzati del cosmorama, delle visioni del vedutismo, degli schermi georamici, del mondo nuovo, di tutto quello che si sviluppava in quanto turismo di immagini in mostra.